esprimerlo. E io provo a dire un altro modo. Sicuramente Arturo ci ha dimostrato a tutti che la vita del cristiano è una vita di un mistico, e la vita di un mistico però non è una vita astratta dalla realtà. Contemplazione e azione sono la stessa cosa. Non ci può essere l'una senza l'altra, e non ci può essere una vita interiore che per forza che non si manifesti esteriormente, tanto quanto non ci può essere una sana espressione esteriore che non nasca da una maturazione interiore. E Arturo credo che abbia dimostrato questa cosa qui nella sua vita concreta. E la tradizione ebraica prima e Gesù poi ci hanno insegnato che il modello che propongo è chiaramente un modello basato sulla fede, ossia sulla vita contemplativa e mistica, tanto quanto sulla sua espressione esteriore, sulla sua espressione sociale, che possiamo definire politica. Usava prima il termine politico, Arturo ne parlava molto di politica e ci teneva. Non esiste una condizione non politica. Tutto ciò che affermiamo o che facciamo conferma o critica lo status quo, conferma o critica la condizione di vita vigente nel momento. E si riferisce dunque a quello che dovremmo o non dovremmo fare, no? E quindi qualunque cosa che manifestiamo è sempre un'azione politica. E però è fondamentale che questa azione politica nasca da una motivazione interna, non sia soltanto il frutto di una reazione alle pressioni inconsce, una reazione a tutti i sensi di separazione che abbiamo dentro, a tutte le mancanze, le paure, le debolezze e gli attaccamenti che abbiamo dentro. Un'azione sana nasce per forza da una maturazione mistica, contemplativa, che poi si manifesta per forza in una proposta di vita sociale. Il cristianesimo si basa su un'esperienza, che è l'esperienza di Gesù, e questa esperienza poi si trasmette in un pensiero, che è il cristianesimo appunto, e questo pensiero si esprime in un'azione, che è la cristianità. Per cui questa azione è il finale di tutto un processo che nasce da una maturazione interiore, poi si sviluppa in un pensiero e infine si manifesta in un'azione concreta. Senza una maturazione interiore, quell'azione non sarà mai concreta, sarà sempre una reazione a qualcosa che ci manca dentro. E secondo me questa è una di quelle cose che è la cosa su cui Arturo, perlomeno con me, insisteva molto e riteneva fondamentale. Una cosa su cui si parlava tanto con Arturo era che se la vita di un cristiano non è la vita di chi dice le preghiere per conto suo in un angolino e poi magari si genuflette al modello di potere vigente al momento. Sicuramente Arturo non faceva così. Però riteneva che fosse essenziale il momento della preghiera affinché poi la sua azione fosse davvero autentica. E per questo la tradizione cristiana è una tradizione contemplativa mistica, perché ci insegna come poter andare a essere nel nostro flusso di autenticità e come poter essere realmente autentici nella nostra manifestazione, nella nostra azione sociale, ossia politica. E per Gesù, esattamente come per Arturo, la preghiera era un attendere nell'amore. Sapete tutti più o meno come Arturo pregava, credo che l'ha detto a tutti, usava due parole. Una era vieni e quell'altra era eccomi, eccomi. E usava sempre quelle parole lì. Lui attendeva nell'amore.
attendeva di ritornare all'amore. Con quelle parole semplici, attendeva di ritornare all'amore. Era la sintesi di tutta l'esperienza cristiana, la sintesi di tutta la teologia mistica cristiana era racchiusa in quelle due semplicissime parole. In quelle parole lì ci si può esprimere tutta la teologia di tutti i mistici della cristianità negli ultimi 2000 anni. E lui con una parola sola sintetizzava tutti. E per poter essere semplici bisogna essere molto nel flusso dell'amore, altrimenti essere semplice è impossibile. E credeva in quell'incessante flusso di realtà a cui poter stare attaccati per poter davvero essere autentici. Un'altra parola in cui insisteva molto era questa dell'autenticità. Un esempio che penso che l'ha fatto con tanti quando parlava dei contadini del Sud America e diceva della loro dignità, di quanto erano degni, di quanto erano persone assolutamente degne. Diceva, questi muoiono di fame ma non ruberanno neanche una patata. Poi, aggiungevano, se però si va nelle periferie, lì rubano tutto. Perché? Perché le persone, i contadini, passano la vita a lavorare la terra, passano la vita nella realtà, nel flusso della realtà. E se uno sta nel flusso della realtà, non potrà mai invadere qualcun altro. Chi invece sta nelle periferie, sta nella sua testa, sta nei problemi della testa, che si generano e si astraggono dal flusso dell'amore, si attraggono dalla realtà. E allora chi sta nella testa può creare qualsiasi illusione. Hitler, qualsiasi cosa. I politici, moderni. Perché non funzionano? Perché stanno nella loro testa, non stanno nella realtà. E quindi la stessa cosa però vale anche per noi. Quanto stiamo nella nostra realtà? Quanto stiamo nella nostra autenticità? Io con Arturo ci ho parlato molto, anche negli ultimi anni, anche l'ultimo anno era un pochino più difficoltoso parlarci, però fino a un anno prima. Qualunque cosa si dicesse, quando arrivava alla fine diceva sempre la stessa cosa, ossia facciamoci una domanda, cosa stiamo facendo? Come stiamo vivendo? Era arrivato a 100 anni, era arrivato che era riconosciuto da tutti come una persona con un valore superiore a chiunque altro, eppure continuava a chiedersi se poteva far meglio. E perché continuava a chiedersi se poteva far meglio? Perché era nel flusso della realtà. Era nel flusso di quell'energia creativa che propone sempre un cambiamento, una continua trasformazione che genera sempre qualcosa di nuovo. E per cui non c'è un limite di età temporale. Fin tanto che siamo in quella realtà, c'è sempre un continuo rinnovamento. Quando si esce da quella realtà e si entra nei problemi della nostra testa, influenzati da tutte le dinamiche inconsce che tutti abbiamo, che sono il peccato della tradizione cristiana. Gesù era senza peccato, che in termini moderni vuol dire che era senza inconscio, era solo presente qui e ora tutto, mentre dentro di noi tante parti della nostra mente ci proiettano in esperienze del passato. Quindi, se stando nella realtà, siamo sempre nutriti, sempre stimolati da questa energia creativa che ci impone un continuo cambiamento, una continua evoluzione, anche quando la nostra vita temporale è finita. E quello che si sta sentendo ora si sente proprio chiaramente con le parole degli altri due che hanno parlato prima di me, è quanto Arturo continua a manifestare la sua energia creativa, la sua forza di cambiamento nelle nostre parole, nonostante la sua realtà spazio-temporale non ci sia più. E questo qui è il frutto di una vita contemplativa. E
la vita contemplativa è l'unica vita che possa garantire alla Chiesa di continuare nel tempo, così come a noi. E negli ultimi 300 anni la Chiesa di vita contemplativa è un pochino persa. Per cui il consiglio che do a tutti è quello di imporre ai vostri vescovi, ai vostri preti, a chiunque sia nell'ambito, una vita contemplativa, di vivere una vita contemplativa in qualunque forma, secondo qualunque tradizione, sia cistercense, benedettina o qualunque, però che sia una vita autentica, contemplativa, corrispondente alla vita che tante persone prima di noi hanno sviluppato. E quella lì è l'azione più politica che si possa fare, quella di riportare ognuno di noi a noi stessi. E se ognuno di noi viene riportato a se stesso, sarà sempre libero e sarà sempre non influenzabile. Il problema di Hitler, anche questa è una cosa che mi viene in mente, che si parlava con Arturo, e mi ricordo che Arturo non mi piaceva molto rivangare il passato o insistere sul fatto che gli ebrei erano vittime nonostante che fossero stati. Ma cosa possiamo fare per non più, affinché non risucceda la stessa cosa? Perché quelle persone, sia tedesche e anche tanti italiani, sono state influenzate e sono state condizionate a fare delle cose che anni dopo non avrebbero mai fatto? Perché non erano presenti a se stessi, perché non erano nel flusso della loro realtà autentica. E l'unica maniera per essere presenti al frutto della propria realtà autentica è quello di fare una vita contemplativa. A quel punto siamo liberi e per forza si propone una vita basata sul bene. E tutto quello che non è bene viene lasciato andare spontaneamente. Questo più o meno è quello che ho capito da cura in tutti questi anni di chiacchiere insieme. E la bellezza di questo libro è che è assolutamente un libro di istruzione contemplativa. È sovrapponibile all'archetipo di sviluppo proposto nel Vangelo. Immagino che ne sei consapevole, ma anche se tu non lo fossi, cioè se non sei, è senz'altro grazie a quello che dice Arturo che lo Spirito Santo ti muove, perché tutta la sequenza delle omelie come sono state messe qui, è proprio tutta una sequenza di sviluppo della nostra umanità. E la tradizione cristiana propone un inizio di purificazione, un passaggio successivo di integrazione, si chiama illuminazione, fino al passaggio successivo di riunione, ossia di unione a Dio. Non si può arrivare a Dio se non si fanno tutti questi passaggi. E qui c'è tutto una maniera progressiva di sviluppo dalla purificazione all'integrazione fino alla riunione a Dio, messo in maniera sistematica, dal primo fino all'ultimo. E per cui, concordo con quello che dicevano, è un libro di istruzione contemplativa definitivo. Chiudo così. E quindi ringrazio con tutti l'autore perché è stato senza